Noi viviamo in quest'ultimo tratto di Kaliuga, eh, in questo lungo inverno, no? dove eh, in inverno avete presente, no? tutti sarete stati in posti dove c'è molta neve no? e sembra tutto morto: le piante, i fiori, no? e invece è tutto lì latente. No? E siccome noi dobbiamo passare la fiaccola alle future generazioni, soprattutto i giovani che sono nel sangue, no? dovranno poi passare la fiaccola della conoscenza ai loro figli, ai loro nipoti. E Noi dobbiamo trasmettere questi valori eterni che camminano sulle gambe degli uomini, i valori della tradizione, valori immutabili, no? valori che sono come una sorgente di acqua viva a cui tutti possono. Trarre benefici e possono dissetarsi, in realtà, anche se pochissimi lo fanno, e vi dicevo che dunque la pratica spirituale non è qualcosa di difficile. Inizialmente può essere molto difficile, ma se trovate un bravo maestro vi aiuta a superare queste difficoltà, poi diventa qualcosa di indispensabile, di necessario perché. I benefici che potete acquisire attraverso le vostre quotidianità, i vostri piccoli desideri quotidiani, non sono assolutamente paragonabili ai benefici della pratica del Dharma. Valore immenso. Vedevo l'altro giorno, visitavo in una chiesa, no? la Santa Teresa del eh, Bernini, l'esta di Santa Teresa. No? Sono rimasto incantato, l'ho vista decine e decine di volte, no? ma eh, ogni volta rimango incantato. È no? un valore inestimabile, che vuol dire? Vuol dire inestimabile. Non c'è prezzo per un'opera del genere. No? E così il Dharma ha valore inestimabile. Quanto costa il Dharma? Quanto paghereste il Dharma? È un discorso aberrante questo qui, assurdo. Solo il pensiero di poter collegare il pagamento, eh, quantificare in soldi il Dharma, no. Non si può fare, perché il Dharma ha un valore inestimabile, impagabile. Non c'è una cifra che gli possa corrispondere. E allora noi possiamo continuare a vagare nel Kaliyuga, cercare un nuovo lavoro che soddisfi le nostre aspirazioni dal punto di vista economico o le nostre ambizioni, ma questi sono tutti risultati insignificanti se paragonati alla ricchezza e alla stabilità del Dharma. Il Dharma è qualcosa di eterno, la tradizione non finirà mai e anche se riusciste a venire in possesso di tutte le pietre preziose di questo mondo, non potrete mai comprare la realizzazione, la liberazione e neanche con quelle pietre potrete liberarvi dell'illusione. Bisogna cominciare a entrare in una prospettiva di rinuncia. Rinuncia di che cosa? Rinuncia delle illusioni. Rinuncia alla sofferenza del samskara, a questi meccanismi ripetitivi che tormentano la vita delle persone e essere fluidi, cioè aprirsi ai benefici che derivano dalla pratica del Dharma. E non è un caso, attenzione, che puoi avere tutte le ricchezze di questo mondo, ma questo non ti dà una soluzione definitiva ai tuoi problemi esistenziali. Nei giorni in cui eh, sto registrando questo video, eh, l'Apo Elkan è stato eh, col, trovato a New York con transessuale e si era inventato una storia di un rapimento un finto rapimento per farsi dare i soldi dai suoi genitori no? questa è la vita misera di queste persone ricordo Edoardo Agnelli ero giovane era uno dei ragazzi più belli più ricchi d'Europa e si suicidò e la Poelcan non è da meno sono persone che soffrono in realtà. Sono dei poveracci, loro sono dei poveracci. <ride> Scriveva un amico ieri sul canale, no, Alla notizia di, di la Laboelkan, dicendo, ma allora io preferisco essere un poveraccio. Ma la cosa non va vista in termini di denaro in realtà, va vista in termini di ricchezza interna. E se si vede in questi termini, che sono i termini corretti, e allora loro sono i poveracci, e Doagnelli è stato un poveraccio che è arrivato a suicidarsi per la sofferenza, la Poelcan è un poveraccio, perché continua ad andare per transessuali, a farsi coca andare a transessuali, già era stato invischiato in una di queste situazioni, no? E allora se noi lasciamo stare la, la, la logica del progresso, del materialismo, del danaro, e ci rendiamo conto che il Dharma, questa pace, questa serenità interiore non ha prezzo, e allora vedremo che i veri poracci come scriveva questo amico, i veri poveracci sono loro, sono i Berlusconi che a 80 anni ancora guarda le cosce delle sedicenni e le desidera vero poraccio è, è l'apo Elkan che ancora continua a imbottirsi di cocaina e nel letto con il transessuale di turno questa è la vera povertà questa è la vera Miseria, noi invece godiamo della nostra ricchezza, la vera ricchezza che è questa pace interiore che aumenta ogni giorno di più, di questa stabilità che ci consente di muoverci con molta dignità in questa ultima fase del Kali Yuga. E anche della fortuna di aver incontrato gli amici e le amiche del sangue, i fratelli e le sorelle del sangue, che condividono con noi questa esperienza, che tutti i giorni ci incoraggiano, che tutti i giorni ribadiscono la corretta visione, ci aiutano a non perderci nelle foreste del Caliugano. E quindi ci si confronta con una coscienza comune la grandezza della disciplina. Guardate questo Shiva che meraviglia, che idea di stabilità che dà, che idea di fermezza, che grande dignità. Eh? Noi dobbiamo vedere a questo. non dobbiamo pensare alle ricchezze materiali a noi deve bastare il sufficiente altrimenti ci si distrae vedete Berlusconi la Puelcan altri, tanti altri esempi potrei fare, Io è gente che ha avuto tutto dal punto di vista materiale ha avuto tutto e non solo hanno avuto tutto ma hanno tutto anche per i loro figli per i loro nipoti che sono straricchi straricchi Pure quanta miseria in quelle vite, quanta sofferenza in quelle vite. E quindi, cari amiche e cari amici, gioiamo della nostra ricchezza interiore, di questa serenità che aumenta di giorno in giorno, di questa stabilità che ci aiuta ad essere delle rocce nel tempesta del Caliuga, di questa grande pace e dell'amicizia dei fratelli e delle sorelle che ci aiutano in questo percorso. E riteniamoci fortunati perché possiamo fare questa esperienza che ai vari Fabrizio Corona e Lapo Elkan è totalmente sconosciuta ma che il signore possa aiutare anche loro un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo